Buongiorno e benvenuti al webinar di oggi che prosegue il ciclo La semplificazione amministrativa e il futuro dello snellimento dei processi delle pubbliche amministrazioni, organizzato nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità Istituzionali 2014-2020, nell'ambito del progetto Delivery Unit Nazionale, gestito dal Formez per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il webinar di oggi, condotto dalla dottoressa Maria Bianca Armento, affronterà il tema dei controlli pubblici sulle imprese a partire dall'articolo 27 della legge annuale per la concorrenza e il mercato 2021, legge 118 del 2022, che introduce per i controlli sulle attività economiche una serie di principi e criteri che verranno approfonditi nel corso dell'evento di oggi. Ne approfitto per ricordarvi che la registrazione dell'evento sarà disponibile a partire da domani sul sito di Eventi PA, così come le attestazioni delle vostre presenze che potrete scaricare dal sito di Eventi PA. Mi invitiamo inoltre a porre eventuali domande alla relatrice in chat, a cui verrà fornita una risposta nel corso del webinar. Invito a questo punto la dottoressa Armento ad attivare webcam e microfono. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Se sono problemi potete scrivere in chat. Buona lezione. Allora, buongiorno a tutti. Desidero ringraziare la dottoressa Lucia Sorbino per la presentazione. E come vi anticipava la dottoressa, il tema su cui oggi ci soffermiamo è il tema sui controlli, dei controlli pubblici sulle imprese. Un tema di cui da molti anni, diciamo, si parla proprio perché è stato oggetto di grandi riflessioni su come semplificarli, su come renderli più razionali e al contempo promuovere la compliance, quindi la conformità alla normativa di settore da parte dei soggetti che esercitano, svolgono le attività economiche. Durante questo webinar parleremo di quelle che sono le tipologie dei controlli pubblici sulle imprese, come anticipava la dottoressa Sorbino, della legge sulla concorrenza e il mercato 2021 che è stata approvata nel 2022 e alcune prospettive che vale la pena approfondire in materia di controlli pubblici sulle imprese. Io ne ho scelti tre e li vedremo durante il corso della trattazione, quindi l'analisi del rischio e le prospettive che offre per la programmazione e la razionalizzazione dei controlli, la promozione della compliance, quindi quegli strumenti che vanno a incentivare il rispetto della normativa da parte delle imprese e il tema oggi diciamo di grande attualità della digitalizzazione. Partiamo con una premessa. Quando si parla di controlli pubblici sulle imprese, è necessario fare un riferimento a quel concetto che è il regulatory enforcement. Che cos'è il regulatory enforcement? Possiamo dire che questa è un'espressione di derivazione anglosassone, una derivazione che viene fatta propria dall'OCSE in due documenti. Faccio riferimento ai principi per l'enforcement, quindi per l'attuazione in via amministrativa delle regole del 2014, questo documento molto importante, e al toolkit sul regulatory enforcement and inspections del 2018. Ora, qual è la definizione che viene offerta da parte di questi, in questi documenti dell'enforcement? Ora, come potete vedere dalla slide, è una definizione molto ampia. Una definizione molto ampia perché per enforcement si intendono tutta una serie di attività di derivazione statale o comunque, ecco, dice il documento, o di strutture che sono delegate dallo Stato, comunque strutture, entità di origine statale, quindi pubblici poteri, ecco, potremmo riassumere così, volte a promuovere la compliance, quindi il rispetto della normativa e anche a raggiungere quelli che sono gli obiettivi posti dalla regolazione. Poi la diciamo questo documento prosegue con un'esemplificazione, quindi tutta una serie di attività che possono essere fatte rientrare nell'enforcement. Quali sono? Ne vediamo alcune: la prevenzione, la raccolta di dati, addirittura le sanzioni e soprattutto, e questo diventa particolarmente significativo poi ai fini della nostra analisi, le ispezioni, che sono sicuramente lo strumento di enforcement più notorio, ma anche quello più complesso, e vedremo perché. Possiamo anche dire che sempre nell'ottica della
della trattazione che ne ha fatto l'OCSE, l'enforcement, quindi l'attuazione delle regole tramite tutta una serie di strumenti, tramite questi controlli, è parte integrante del ciclo della regolazione, quindi il ciclo che porta alla produzione delle regole giuridiche, che parte con la progettazione, quindi come queste regole vengono impostate, come vengono create, nell'originale anglosassone, diciamo, si parla di design delle regole. Queste regole poi vengono attuate, devono essere fatte rispettare da parte dei consociati, poi ecco, vengono monitorate e se ricorrono i presupposti vengono valutate ex post per vedere quello che è stato il loro possibile impatto. Quindi questo è il ciclo della regolazione di cui l'enforcement, quindi l'attuazione mediante i controlli, diviene una parte integrante. Detto questo, andiamo a vedere quali sono i controlli oggi, controlli pubblici sulle imprese e quali sono le relative problematiche. Allora, sostanzialmente possiamo sistematizzare i controlli pubblici sulle imprese in tre tipologie di controlli. Abbiamo i controlli documentali, quindi in cui l'amministrazione controlla, va a verificare che una determinata documentazione abbia i requisiti previsti dalla legge, le ispezioni che già prima menzionavo, che sono un accertamento fisico in loco, quindi per la raccolta di informazioni, di dati anche relativi a un'attività economica, e poi abbiamo dei controlli di tipo fisico, come i prelievi di campioni. Questo si ha soprattutto nei settori ambientali, nel settore ambientale, nel settore della sicurezza alimentare, dove ci sono delle amministrazioni che proprio sono dedicate, sono volte a questa attività di prelevare campioni, quindi è il caso dei laboratori. A questo punto mi vorrei soffermare, come vi ho già detto, sulle ispezioni, perché anche dai documenti dell'OCSE le ispezioni appaiono come lo strumento forse più importante di enforcement, anche quello più intrusivo, se vogliamo, se pensiamo al gesto dell'ispezione, il fatto di un funzionario, di un ispettore che entra nei locali commerciali dell'impresa e quindi ha il potere di prendere visione dei documenti. Quindi è uno strumento particolarmente intrusivo e tra tutti i controlli pubblici sulle imprese è forse quello più studiato. In dottrina l'attenzione è cresciuta a partire dagli anni 70 del secolo scorso, sebbene poi tutta questa teorica dei controlli si possa, diciamo, si possa ricondurre agli studi dei primi del Novecento di Oreste Ranelletti. Ranelletti, con i suoi studi sulla polizia di sicurezza, in qualche modo ha anticipato, diciamo, lo studio dei controlli sui privati e in questo caso lo studio dei controlli sulle imprese. Ora, non è forse questa la sede per andare a specificare e andare a parlare di tutte le problematiche che la dottrina ha avuto modo di affrontare con riguardo alle ispezioni. Una, diciamo, delle problematiche, una delle questioni più discusse, più dibattute, riguarda la natura provvedimentale o meno delle ispezioni. E ovviamente questo dibattito non ha una implicazione unicamente teorica. Perché? Perché dalla natura provvedimentale o meno dell'ispezione discende quindi la possibilità di poter impugnare o meno autonomamente il provvedimento di ispezione, l'ordine di ispezione. Quindi questa è una delle questioni che più ha interessato la dottrina, così come un'altra questione, un'altra problematica ha riguardato il fatto che l'ispezione potesse costituire un procedimento amministrativo autonomo, come dire, un subprocedimento nell'ambito del procedimento amministrativo, poi più ampio, volto ad accertare determinati fatti e quant'altro. Questo, per esempio, lo si vede molto bene nel settore tributario, insomma, sono presenti delle ispezioni e quindi ci si è chiesto se queste costituissero un subprocedimento all'interno del più ampio procedimento, ad esempio, di accertamento tributario. Detto questo, quali sono le possibili problematiche dei controlli pubblici sulle imprese? Ovviamente, quando si parla di controlli pubblici sulle imprese, lo dico, sono controlli diversi, ecco, dai controlli amministrativi, controlli che sono svolti quindi da amministrazioni su altre amministrazioni. Sono controlli, in questo caso, che vengono svolti dai pubblici poteri
per verificare la conformità di un'attività economica alle prescrizioni della normativa. E allora, quali sono queste problematiche? Innanzitutto, un'iperregolazione. Che vuol dire iperregolazione? I controlli sulle imprese sono caratterizzati da una normativa spesso di settore sovrabbondante. Pensiamo al fisco, ma pensiamo anche all'agricoltura, dove si incrociano, per esempio, il decreto legge del 2014, la normativa sulla produzione biologica, in parte anche la normativa sugli alimenti, sulla sicurezza alimentare, quindi il regolamento del regolamento europeo del 2017 e anche i decreti legislativi del 2021 che hanno adeguato la normativa nazionale al regolamento del 2017. Ovviamente regolamento che non ha avuto bisogno di essere recepito, però ha comportato comunque un adeguamento da parte della legislazione nazionale. Quindi questo è un primo punto. Tante normative che è difficile da interpretare ed è spesso anche difficile da ricostruire. Un secondo punto riguarda la sovrapposizione delle competenze amministrative, che in qualche modo discende anche da questa iperregolazione. Che vuol dire sovrapposizione delle competenze amministrative? Vuol dire che ci sono tante amministrazioni che si occupano di svolgere tanti controlli, determinati controlli nel medesimo settore. E un esempio sotto questo profilo è la sicurezza alimentare che già citavo. Nella sicurezza alimentare abbiamo le ASL. Abbiamo i NAS, quindi abbiamo, possiamo dire, diciamo delle forze, ecco, abbiamo dei corpi militari che svolgono attività di controllo, abbiamo dei laboratori che svolgono attività di prelievo, di analisi dei campioni, penso agli istituti zooprofilattici, oppure l'ambiente in cui, come dire, ci sono tante competenze, penso all'ISPRA, penso alle ARPA, insomma, tutta una serie di amministrazioni che spesso finiscono per sovrapporsi, quindi non si comprende bene dove finisca la competenza di un'amministrazione e dove possa cominciare la competenza di un'altra. Un'altra problematica, questa è stata, come dire, in dottrina, è stata identificata come una delle problematiche più complesse anche da affrontare, è quella relativa a un approccio ai controlli, o meglio, un approccio che l'amministrazione ai controlli unicamente deterrente. Che vuol dire? Il controllo, diciamo, per come è concepito, per come è previsto dalla normativa di settore, non è un controllo volto tanto a incentivare la compliance, ma piuttosto è un controllo che ha la finalità di far adempiere il cittadino, l'impresa, per paura. Io ho paura di espormi alla sanzione amministrativa e talvolta anche alla sanzione penale e quindi decido di rispettare la normativa per paura. Un esempio, come dire, di questo approccio unicamente deterrente è quello del settore fiscale, della normativa tributaria. Sono controlli caratterizzati da un altissimo tasso di deterrenza. Un'altra problematica è questa, è affrontata anche se vogliamo dal PNRR, perché nel PNRR la riforma dei controlli, e ora la vedremo, viene incoraggiata, viene promossa proprio alla luce di ridurre tutte quelle norme che alimentano la corruzione. I controlli e soprattutto le ispezioni possono essere un'occasione di corruzione tra l'ispettore e il soggetto che invece esercita l'attività economica. In definitiva, come è stato anche messo bene in evidenza da attenta dottrina che di recente si è occupata di questa tematica e più in generale dell'effettività del diritto amministrativo, i controlli risultano spesso ineffettivi. Questo vuol dire che la norma pone un obiettivo, quindi la norma sulla sicurezza alimentare porrà come obiettivo quello di tutelare l'igiene degli alimenti, ad esempio, oppure più genericamente la salute pubblica, ma il controllo, sia esso documentale, sia l'ispezione o il prelievo, non va veramente ad attuare e a perseguire quello che è l'obiettivo della norma, perché poi finisce per essere magari eluso, finisce per essere non rispettato, finisce più banalmente per essere, come dire, la normativa finisce per essere rispettata solo per paura. Ecco i limiti di questo approccio deterrente che vedremo poi più nello specifico più avanti.
Nell'ambito, diciamo, della nostra riflessione, questi sono alcuni settori di interesse, li potete vedere nella slide, che ci hanno interessato. Perché? Perché sono quelli che presentano tutte queste caratteristiche, quindi l'approccio deterrente, unicamente deterrente, la sovrapposizione di competenze, l'iperregolazione, quindi l'agricoltura, gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'ambiente, il fisco, la prevenzione degli incendi, che poi vedremo essere importante perché la normativa relativa alla prevenzione degli incendi, è una delle prime normative in materia di analisi del rischio e questo è particolarmente interessante. Sicurezza sul lavoro e la previdenza, tutela dei beni culturali e la tutela del consumatore e la sicurezza dei prodotti. Quindi questi sono i settori ad oggi più interessanti e che presentano maggiori problematiche. Quindi in qualche misura dovrebbero essere oggetto di un intervento di semplificazione e razionalizzazione. Detto questo, andiamo a quello che è il fulcro, diciamo, della nostra presentazione, la legge sulla concorrenza 2001, che come sappiamo è la legge 118 del 2002, che contiene una delega proprio per la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo e si pone come obiettivo di consentire l'efficace tutela degli interessi pubblici e favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche. Quindi questa semplificazione dei controlli mira non solo a tutelare gli interessi pubblici, lo dicevamo prima, la tutela ambientale, l'igiene degli alimenti, la sicurezza alimentare, la tutela, pensiamo anche del patrimonio culturale, quindi tutta una serie di interessi pubblici, ma anche di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche. Pensiamo anche che questa riforma è, diciamo, menzionata anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A tal fine, che cosa fa il legislatore? Il legislatore della legge delega va a individuare una serie di criteri a cui il futuro o i futuri decreti legislativi dovranno essere informati. Li vediamo, diciamo, più o meno, nel dettaglio. L'eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, questa è l'espressione massima di semplificazione amministrativa, se vogliamo. Tutto quello che non è necessario per tutelare l'interesse pubblico deve essere eliminato, quindi non è utile. Bisogna semplificare gli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità, richiamo quello che ho detto prima. Coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. Quindi chiaramente il legislatore prende un po' atto di quello di cui parlavamo prima, di quello che ci dicevamo prima. C'è una duplicazione, una sovrapposizione dei controlli, quindi è necessario che ci sia un coordinamento, una programmazione di questi proprio per evitare queste duplicazioni. È un problema che deve essere risolto. Programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse. Quindi quanto è stato trovato dall'amministrazione in precedenza, l'esito delle verifiche e delle ispezioni, permette di programmare i controlli in modo più efficace. Questo poi apre un po' all'analisi del rischio, se vogliamo. Nella seconda parte poi dei criteri, troviamo in qualche modo troviamo un riferimento a quella che è la promozione della compliance, quindi della conformità alla normativa di settore, il ricorso alla diffida e a meccanismi di promozione dell'ottemperanza in un'ottica non solo repressiva. Anche qui il legislatore, diciamo, ha preso un po' atto di quelli che sono i limiti dell'approccio unicamente deterrente ai controlli e quindi cerca di incentivare una serie di meccanismi che ovviamente non eliminano la deterrenza resta importante per perseguire gli obiettivi della normativa, ma chiaramente fanno sì che il soggetto sottoposto al controllo, quindi chi svolge l'attività economica, vada comunque a rispettare la normativa non solo per paura, ecco, se vogliamo semplificare. Programmazione
promozione della collaborazione tra amministrazioni e soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, introducendo meccanismi di dialogo e valorizzazione dei comportamenti virtuosi. Qui diciamo, richiamo quello che ho appena detto, un'ottica di collaborazione tra le amministrazioni e chiaramente i soggetti privati, cercando di valorizzare quelli che sono i comportamenti migliori, ecco, se vogliamo. Scambio di dati e informazioni da parte dei soggetti, e questo in qualche modo si rifà a quel concetto del volere evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli. Le informazioni servono proprio a questo: se ci si scambia un'informazione è proprio per evitare questa duplicazione o sovrapposizione. Individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. Qui forse qualcuno sicuramente ricorderete, questa è in realtà, diciamo, si vuole far riferimento a una normativa che nel nostro ordinamento giuridico è stata abrogata. Nel 2013 il testo unico sulla trasparenza, che aveva previsto tutta una serie di obblighi di pubblicazione, aveva previsto anche l'obbligo di pubblicare i vari controlli delle amministrazioni sul sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, e anche nel sito imprese in un giorno, e quindi di renderli noti. Tuttavia poi con la riforma del testo unico del 2013 ad opera del cosiddetto FOIA all'italiana, questo obbligo di pubblicazione è stato ritenuto forse sproporzionato e quindi è stato eliminato, quindi quella normativa, quell'articolo 25 è venuto meno. Però oggi si pone nuovamente il problema di garantire quantomeno la trasparenza e la conoscibilità di quelli che sono gli adempimenti che le imprese devono rispettare. Quindi diciamo questo criterio funge un po' da contraltare, ecco, se vogliamo. A questo punto, diciamo, una volta che abbiamo ricostruito quello che è il quadro teorico, normativo e, diciamo, le prospettive in materia di controlli, mi vorrei soffermare su alcune problematiche, o meglio, alcuni temi, ve lo avevo diciamo, già anticipato prima, diciamo delle tematiche che a mio avviso offrono spunti di riflessione, perché nuove o perché comunque in grado di avere, diciamo, un impatto notevole su quella che è la disciplina attuale dei controlli. Vedremo poi anche come sarà esercitata la delega. La prima è l'analisi del rischio nella programmazione dei controlli pubblici sulle imprese. Ecco, i criteri di delega vi fanno riferimento, se vogliamo. Sappiamo che l'analisi del rischio non è uno strumento giuridico, è uno strumento che però è molto utile, perché serve ad individuare la probabilità che un determinato evento, pregiudizievole ovviamente, avvenga in modo poi da gestirlo. Quindi è chiaro che l'analisi del rischio permette al regolatore, permette ai pubblici poteri di andare a verificare, di andare a compiere una valutazione relativamente alla probabilità che un certo evento possa verificarsi, per esempio una catastrofe ambientale, in modo tale poi da gestirlo nel modo più opportuno. E ben prima, possiamo dire, dell'OCSE che, diciamo, ha propugnato un enforcement che fosse risk-based, l'Hampton Report inglese, britannico del 2005 ha ritenuto che l'analisi del rischio fosse uno strumento fondamentale nella pianificazione delle attività di controllo. Successivamente poi, come dicevo, l'OCSE ha recepito queste indicazioni, ha fatto proprie queste indicazioni, queste suggestioni dell'Hampton Report, e appunto sia nei principi del 2014 sia nel toolkit del 2018 fa riferimento alla necessità che l'enforcement sia risk-based, quindi basato sul rischio, è proportionate, quindi proporzionato, cioè si deve tenere conto di quello che è il rischio reale posto dalle infrazioni, posto dalle difformità alla normativa, e in tal modo intervenire. Quindi non solo un'analisi del rischio, ma un'analisi del rischio che sia
proporzionata che sia quindi informata a un principio di proporzionalità al rischio stesso. Ovviamente l'analisi del rischio, questo lo dicevamo anche prima, diviene rilevante soprattutto per quei settori caratterizzati da una normativa che spesso viene disattesa e viene e non viene osservata. Ancora una volta il settore fiscale, pensiamo agli altissimi tassi di evasione nel nostro paese, ma anche in Europa, nel mondo, anche questo viene riportato, diciamo, in uno studio dell'OCSE, recente, ma anche l'ambiente, la sicurezza alimentare, la sicurezza dei prodotti, quindi tutta una serie di normative che non vengono rispettate oppure che sono più esposte, diciamo, al rischio di non compliance. Detto questo, vorrei ecco, farvi vedere alcune, diciamo, alcune tipologie di controlli previsti dalla normativa basate sull'analisi del rischio, quindi qualche dato, ecco, se vogliamo, di diritto positivo in cui l'analisi del rischio è stata introiettata, diciamo, nel controllo e, diciamo, più genericamente nella regolazione. Qui, forse l'esempio più importante, più significativo, riguarda, ecco, lo dicevamo proprio all'inizio, il DPR 151 del 2011, il regolamento cosiddetto antincendio, quindi la normativa volta a prevenire quelli che sono gli incendi e che determina tutta una serie di competenze in capo ai vigili del fuoco. Perché sono famose? Perché questo regolamento è famoso? È famoso perché è una delle prime fonti normative a fare riferimento all'applicazione del principio di proporzionalità al rischio, tanto che le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2013 la menzionano proprio come una delle best practices, quindi come una delle migliori pratiche in materia di controlli. Come è strutturato questo regolamento, questo DPR? Prevede tutta una serie di prevede degli allegati, ecco, non andiamo a descrivere tutte le attività perché ovviamente non ci sarebbe il tempo, però per dare un'idea, tutte le diciamo le attività che possono le attività economiche vengono suddivise in varie categorie, tre categorie per l'esattezza, A, B e C, a seconda della loro complessità. Quindi nella categoria A vi sono le attività dotate di regola tecnica di riferimento che però non hanno un grande livello di complessità, cioè non sono particolarmente difficili, complesse, e quindi i vigili del fuoco si limitano in questi casi a effettuare dei controlli a campione dopo l'inizio dell'attività. Quindi vedete anche la proporzionalità a rischio come poi cresce a seconda della complessità. Ci sono poi delle attività della categoria B, che sono attività già previste nella categoria A, ma che non hanno una regola tecnica e sono comunque più complesse di quelle della categoria A. A questo punto, per queste attività, i vigili, nel momento in cui il progetto dell'attività relativa all'attività economica è presentato al SUAP, vanno a effettuare, vanno a diciamo rilasciare un cosiddetto parere di conformità e successivamente procedono all'inizio dell'attività, quindi una volta che l'attività è iniziata, a dei controlli a campione. Quindi c'è prima questo parere accompagnato poi dai controlli a campione. Nella categoria C, invece, ci sono tutte quelle attività con un alto livello di complessità, quindi non si fa riferimento all'esistenza o meno della regola tecnica, si prescinde dalla regola tecnica e quindi per tutte queste attività, quelle più pericolose, quelle più complesse, sono previsti controlli a tappeto, quindi vengono controllate sempre. Quindi questo del regolamento antincendi è sicuramente il caso più noto, però ci sono casi forse meno noti, però sicuramente di grande interesse anche perché sono molto recenti. Faccio qui riferimento al decreto legislativo 20 del 2018, che è la normativa in materia di produzione biologica ed è una normativa molto significativa, forse ripeto meno conosciuta, ma perché in qualche modo va a introiettare quelli che sono alcuni anche principi già contenuti nelle linee guida del 2013, per esempio, un controllo basato sull'analisi del rischio. Ecco che, quindi nel decreto legislativo è presente un allegato 1 che va a disciplinare quella che deve essere la procedura standard di controllo. Quindi nell'andare, ecco, a controllare
a programmare, a svolgere i controlli sulle attività economiche, quindi in materia di produzione biologica, è espressamente previsto che la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite ispettive da eseguire ogni anno devono essere elaborate in base all'analisi dei rischi. Quindi l'analisi del rischio è espressamente richiamata da questo allegato. Non solo, l'allegato ci dice anche cosa l'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, cioè quali fattori devono supportare questa analisi del rischio. E ne vediamo alcuni, i risultati dei precedenti controlli. Questo lo ritroviamo, abbiamo visto, anche nella legge delega. Nella legge delega si fa riferimento agli esiti dei precedenti controlli. Questo al fine anche di promuovere la coordinazione e la collaborazione tra imprese e amministrazioni. La tipologia dell'operatore, quindi anche in base un po' alla complessità, alla grandezza, alla quantità di prodotto interessato e il rischio di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali. Quindi queste sono, diciamo, delle caratteristiche proprie del settore. Viene dato un numero, viene calcolato un numero di visite da eseguire ogni anno e questo viene calcolato considerando che almeno un'ispezione fisica deve essere eseguita presso tutti gli operatori e quindi questo è abbastanza interessante, non si rinuncia al controllo a campione che deve essere garantito, deve essere pari almeno al 10%, così come non si rinuncia alle ispezioni a sorpresa, quindi le ispezioni a sorpresa che devono mantenere anch'esse un livello, possiamo dire, minimo, quindi anche qui il 10%. Possiamo dire che sono poi previsti altri criteri, però ecco, quello che era interessante notare è il fatto che una normativa, diciamo, di settore abbia per la prima volta, no, non per la prima volta, comunque quindi anche anticipando, se vogliamo, la legge delega, i criteri della legge delega, abbia comunque introdotto l'analisi dei rischi e abbia specificato come condurre le ispezioni basate sull'analisi dei rischi proprio in una normativa settoriale. Un'altra, ecco, rimaniamo sempre nel settore dell'agroalimentare, un'altra regolazione, siamo in presenza di un decreto ministeriale del 2018 che però è stato riscritto, ecco, nel 2022, previsto per l'esecuzione dei controlli, che va a disciplinare l'esecuzione dei controlli nel settore dei vini, certificati, ecco, se vogliamo. E quindi qui spiega in questo decreto ministeriale quali devono essere i criteri per eseguire i controlli. Di nuovo vediamo c'è un riferimento all'analisi dei rischi. Quindi gli operatori devono, per capire, per individuare quale categoria di produttore, ecco, da sottoporre a controlli, come dire, annuali, devono andare a identificare questi operatori sulla base di un sistema di analisi dei rischi. Quali sono i criteri, i nuovi ingressi, situazioni di non conformità gravi emesse nei 3 anni precedenti? È chiaro che se siamo davanti a un'attività economica, un operatore economico che ha posto in essere una serie di infrazioni molto gravi, è chiaro che sarà più esposto al rischio di un controllo. Recidiva specifica di non conformità lievi emesse nei 3 anni precedenti e quindi eventualmente anche altri criteri. Quindi anche qui possiamo dire c'è un riferimento all'analisi del rischio che diventa una parte della regolazione, quindi prima nel decreto legislativo 20 del 2018, adesso in questo decreto ministeriale che va a attuare la previsione sui controlli del cosiddetto testo unico vino, e quindi possiamo vedere come l'analisi del rischio faccia parte e cominci a far parte delle regolazioni di settore. La seconda questione che vorrei, diciamo, affrontare, che pone in qualche modo delle sfide, riguarda quello che un po' credo sia il filo anche conduttore della delega, il fatto che, lo diciamo di nuovo, i controlli pubblici non debbano essere solo improntati alla deterrenza, ma promuovere la compliance. Questo non vuol dire che la deterrenza
vada abbandonata la deterrenza è utile per far rispettare le normative. Chiaramente, però, non deve essere l'unico presupposto per cui un soggetto adempie, per cui un soggetto rispetta la normativa. Quali sono i limiti dell'approccio deterrente? Anche qui posso menzionare solo quelli più, per ragioni di tempo, quelli più emblematici, quelli più complessi e che hanno posto più problemi. Innanzitutto il fatto che il livello di deterrenza dovrebbe essere mantenuto sempre elevato. È chiaro che se si abbraccia un approccio unicamente deterrente, questa deterrenza deve essere comunque tenuta a livelli molto alti, perché altrimenti non si rispetterebbe la normativa. È stato poi rinvenuto, è stato poi diciamo, è emerso, è stato evidenziato come un approccio unicamente deterrente porti alla riduzione dell'adempimento volontario, cioè io non rispetto la normativa perché, come dire, credo nella bontà della normativa, credo che la normativa sia giusta. Io rispetto la normativa. Quindi, per esempio, non inquino, sono un operatore economico, quindi nell'ambito degli alimenti, quindi ho un'attività di ristorazione che tengo pulita, che tengo, diciamo, seguendo le normative, non tanto rispettando la normativa, quindi sulla pulizia, sull'igiene, sulle certificazioni, eccetera, eccetera, non tanto perché io credo che quella normativa e quelle regole siano giuste, ma perché ho paura della sanzione. E questo porta, come è stato evidenziato anche dalla dottrina, a un rispetto solo formale delle regole, che vuol dire che io rispetto appunto le regole perché quelle regole esistono, ma non perché in sostanza ritengo che quelle regole siano giuste. Come cambia questo approccio e come può essere modificato questo tipo di approccio? E qui dobbiamo fare riferimento a una teoria un po' risalente ma sempre attuale, che è la teoria della responsive regulation, che è stata elaborata nel 1992. Che cos'è questa teoria della responsive regulation? Che ha riconosciuto i limiti dell'approccio di cui parlavamo prima. Il controllo sul cittadino, sull'impresa, dovrebbe essere basato sulla cooperazione del destinatario. Cioè il controllo non può prescindere dal fatto che il destinatario del controllo stesso cooperi, collabori con i pubblici poteri. E questa è un'idea, insieme a quella dell'analisi del rischio, che viene fatta propria anche da Hampton Report, quindi il documento inglese che citavamo prima. Quindi l'idea alla base è che la cooperazione si possa realizzare aderendo a quello che viene definito lo spirito della norma, cioè con un'adesione che non è solo formale. Quindi io rispetto la normativa per paura della sanzione o perché la devo rispettare, ma la rispetto perché la ritengo corretta. E questo ci riporta, diciamo, molto brevemente ad alcuni studi molto interessanti in materia di procedural justice. Io non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, da questo punto di vista il pioniere di questi studi è diciamo un sociologo del diritto, uno psicologo del diritto statunitense, insomma uno studioso che si è occupato di temi a cavallo tra filosofia, psicologia e sociologia, con riferimento però sempre all'ambito giuridico negli Stati Uniti, Tyler, che nel 1990 ha pubblicato un libro molto, molto interessante, che ha un titolo che poi forse un po' il filo rosso di tutta questa del webinar e della riflessione sui controlli pubblici sulle imprese. Il libro si chiama Why People Obey the Law, perché le persone rispettano la legge e obbediscono anzi alla legge. Lui usa il termine obey. E a questo punto lui mette in luce, Tyler mette proprio in luce quelle che sono le problematiche relative a un'attività, diciamo, dei pubblici poteri. Lui, per esempio, ha analizzato molto le attività di polizia, noi non ce ne occupiamo, però possono essere emblematiche. Ecco, pensiamo anche al riferimento a Ranelletti, alla polizia di sicurezza che facevamo proprio all'inizio. E lui fa riferimento a tutte queste serie di attività che per essere chiaramente rispettate necessitano di essere comprese, quindi devono essere trasparenti, devono essere percepite anche come giuste, fair, usa Tyler. Quindi
In questo senso si può tradurre proprio questo rispetto sostanziale della norma. Io la norma non la rispetto perché la devo rispettare, perché la legge mi dice che devo fare in questo modo, ma perché io la ritengo giusta, perché ritengo che in quel modo l'amministrazione stia facendo qualcosa di buono anche per me. Quindi questo è il senso anche un po' di questi studi di procedural justice che sono molto interessanti. Un altro strumento, ecco, forse diciamo anche questo, forse questo è più noto, è quello della diffida. La diffida poi è espressamente richiamata, diciamo, senza in modo anche esplicito dai criteri delega. È un esempio di diffida, questa è il decreto legge 91 del 2014, l'articolo 1, che aveva un po' semplificato le attività economiche nel settore agricolo. Poi nel 2020 la normativa e le medesime semplificazioni sono state estese al settore agroalimentare e mangimistico. E qui diciamo che la diffida, che cos'è? È uno strumento che l'amministrazione ha per promuovere come dire, il rispetto della normativa. E come? In generale, l'amministrazione, prima di applicare la sanzione pecuniaria, in presenza di alcuni presupposti, ora vedremo quelli che individua il decreto legge 91-2014, diffida, chiede all'interessato di adempiere alle prescrizioni violate entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida. Quindi chiede all'interessato, all'impresa che abbia posta in essere, scusate, una violazione, di rispettare la normativa, quindi di adempiere alla normativa e di eliminare tutte le possibili conseguenze dannose o pericolose. Ora, quali sono i presupposti che vengono, come dire, individuati da questa normativa? Questo è il DL 91. Dinanzi, quindi, violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ovviamente, e nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili. Quindi sicuramente siamo davanti a una non conformità, sicuramente grave perché è sanabile. E comunque per la prima volta, quindi c'è, come dire, un primo errore da parte dell'impresa. L'impresa per la prima volta non rispetta la normativa. Quindi si chiede all'impresa, entro un termine che è stato individuato in 30 giorni, di eliminare tutte quelle che sono le conseguenze dannose o pericolose del proprio illecito, quindi di rispettare la normativa in sostanza, di adeguarsi alla normativa. Quali sono le violazioni sanabili? Ecco, ai sensi del 91, del decreto legge 91-2014, sono errori o omissioni formali, quindi non diciamo forme di non compliance gravi, sostanziali, che comportano una mera operazione di regolarizzazione, oppure violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. Quindi diciamo, questa è una scelta che fa il legislatore. E quindi sceglie di prevedere la diffida per tutto quello che non viene considerato chiaramente così grave, o comunque quello che viene considerato sanabile o le cui conseguenze dannose possono essere eliminate. Ora, per quanto riguarda poi ovviamente le conseguenze della mancata ottemperanza, cioè chiaramente se una volta diffidato l'operatore non si adegua, è chiaro che l'amministrazione potrà procedere contestando, quindi contestando l'infrazione, e qui c'è il richiamo alla legge 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative. Quindi si dà questa possibilità all'operatore. Qualora l'operatore decida di non cogliere questa possibilità, chiaramente parte la sanzione amministrativa. Un altro strumento, ecco, di promozione della compliance, dopo la diffida, e dopo anche gli altri che abbiamo visto, è l'interpello. Ora, l'interpello, sicuramente è uno strumento, noto anche perché le linee guida del 2013 lo hanno, inserito tra le pratiche migliori, tra le best practices. In particolare, hanno inserito tra le buone pratiche, anche un interpello in particolare, che è quello previsto dallo Statuto del Contribuente, dall'articolo 11. E che cosa prevede questa norma, che sicuramente conoscerete?
In caso di obiettiva incertezza sull'interpretazione della norma tributaria, quindi c'è un dubbio obiettivo, non si comprende in modo obiettivo questa norma, la norma tributaria, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate, può chiedere all'amministrazione finanziaria l'interpretazione di questa norma, cioè può chiedere all'amministrazione finanziaria, ma questa norma come si interpreta? Come, che cosa vuol dire? Ecco, vedete anche l'ottica non solo di promozione della compliance, ma anche di collaborazione tra pubblici poteri e privato. A questo punto l'amministrazione risponde e la risposta è scritta e motivata, questo lo impone l'articolo 11 e vincola l'amministrazione. Una volta che viene data quella risposta con l'interpretazione scritta e motivata, quella interpretazione va a vincolare l'amministrazione. Ma c'è di più. Se l'amministrazione finanziaria, quindi l'Agenzia delle Entrate, non risponde all'interpello, il silenzio dell'amministrazione equivale a una condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. Cioè vuol dire che questo silenzio fa sì che l'amministrazione aderisca a quella che è l'interpretazione prospettata dal contribuente. Quindi questo è l'interpello in materia, diciamo, relativo alla normativa tributaria, ma c'è anche un interpello meno noto forse, che è quello contenuto nel decreto legislativo 81 del 2008, quindi parliamo della normativa in materia di sicurezza del lavoro, che prevede un interpello che è parzialmente diverso da quello, diciamo, dello statuto del contribuente. Sottolineo che nel febbraio del 2022, peraltro, è stata, come dire, ricostituita la commissione per gli interpelli e quindi, diciamo, in questo senso lo strumento è divenuto, è tornato ad essere, come dire, di grande interesse. Allora, qui possiamo vedere che, diciamo, la struttura è un po' la stessa rispetto allo statuto del contribuente. Quindi determinati soggetti, ma poi vedremo quali, possono chiedere a questa commissione per gli interpelli dei quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro e di salute. Quindi, io chiedo a questa commissione, si chiede a questa commissione delle indicazioni, dei quesiti di ordine generale su come applicare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ma chi può fare questo? Chi può proporre l'interpello? Chi può presentare l'interpello? Qui possiamo vedere che non è tanto il contribuente o il singolo lavoratore, perché la normativa, l'articolo 12, va a individuare organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, enti pubblici nazionali, regioni e province autonome, oppure, e questo è abbastanza interessante, su propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative. Quindi non il singolo lavoratore, ma o le amministrazioni, oppure possiamo dire le organizzazioni sindacali sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. Quindi non il singolo, ma diciamo o le amministrazioni o i lavoratori o i datori di lavoro in forma associata. Quindi inoltrano alla Commissione questi quesiti di ordine generale su come applicare la normativa. E la cosa abbastanza, diciamo, interessante è che la norma, l'articolo 12, prevede che queste indicazioni, quindi le indicazioni che la Commissione per gli interpelli va a dare, comunque costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza, dei controlli. Per farvi, diciamo, un esempio, essendo forse un caso meno noto, un interpello credo, del 2020, ha, diciamo, riguardato, per esempio, il fatto se potesse essere considerato, diciamo, parte integrante dell'orario di lavoro il tempo dedicato alla vestizione del lavoratore. Okay? Se il tempo dedicato alla vestizione del lavoro facesse, la vestizione, diciamo, del lavoratore, facesse parte dell'orario di lavoro. Questo perché, diciamo, non era appunto chiaro se
appunto fosse da considerarsi come scomputato dall'orario di lavoro. Qui la commissione, ecco, potete anche leggerlo oppure insomma potete leggere questo interpello, richiama tutta una giurisprudenza, tra cui anche una giurisprudenza della Corte di Giustizia, che fa riferimento al fatto che se diciamo, gli abiti sono forniti, la vestizione è fornita dal datore di lavoro e col vincolo però di indossarla solo al momento in cui diciamo, si è fisicamente nel luogo di lavoro, chiaramente questa vestizione farà parte dell'orario di lavoro. Quindi questo è un esempio, ma ce ne sono molti, possiamo dire, in tema di smart working. Insomma, è abbastanza interessante, sebbene, lo ripeto, forse meno noto rispetto all'interpello del contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Quali sono le nuove prospettive che però la compliance, diciamo, o meglio, la promozione della compliance pone? E a questo punto io posso fare riferimento a qualche esperienza, diciamo, di altri ordinamenti giuridici e, come dire, e che forse, diciamo, potrebbero anche essere riprese dal nostro legislatore, diciamo, una prospettiva de iure condendo. Penso all'inspection holiday olandese. Questa è una sorta di premialità per le imprese virtuose, quindi se io vengo sottoposto al controllo con un esito positivo, io impresa vengo sottoposta a un controllo, il controllo accerta la mia conformità alla normativa, io impresa vengo esentata dal controllo per un certo lasso di tempo. A tal fine è stata richiamata insomma, una sospensione dei controlli però per il solo periodo estivo del 2022 da parte dell'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, anche se ovviamente è una cosa un po' diversa, ecco, in questo senso. Il cosiddetto diritto all'errore, che è stato espressamente previsto da una legge francese del 2018, e questo, se vogliamo, un po' richiama, insomma, fa pensare un po' a un avanzamento, ecco, della diffida, un perfezionamento dell'istituto della diffida, perché ai sensi di questa normativa l'impresa che in buona fede, quindi anche incolpevolmente, commetta un errore non grave, quindi sanabile per la prima volta, può evitare la sanzione amministrativa regolarizzando la propria posizione. Quindi, diciamo, questo fa un po' pensare, ecco, a un'integrazione con l'istituto della diffida. È comunque un istituto molto interessante. Un altro istituto è quello del diritto al controllo. E questo in qualche modo forse è, diciamo, un'integrazione rispetto all'interpello, perché le imprese possono chiedere all'amministrazione di essere controllate, quindi di verificare che le imprese effettivamente rispettino la normativa. Quindi queste sono le prospettive che derivano da altri ordinamenti giuridici in materia di promozione della compliance. L'ultima parte, come dire, del nostro webinar è dedicato a quello che forse è un po' una sorta, ecco, di convitato di pietra relativamente ai controlli. Parlo della digitalizzazione, un tema che sicuramente oggi è attuale più che mai. Pensiamo anche agli obiettivi di transizione digitale dell'economia fissati dal decisore europeo, che troviamo anche nel PNRR, insieme a quelli di transizione verde. Però qui bisogna porsi una domanda, cioè che succede quando sono i pubblici poteri, quindi non gli operatori di settore, i soggetti controllati, ma cosa succede quando, diciamo, sono i pubblici poteri, le amministrazioni, a fare uso della digitalizzazione nei controlli? Questo è un interrogativo che non sembra tanto banale e non è scontato, proprio perché l'amministrazione oggi, soprattutto in alcune attività di controllo, già fa uso di strumenti di digitalizzazione. Digitalizzazione che è un termine ampio, molto ampio. Avete sicuramente partecipato a qualche webinar sulle prospettive della digitalizzazione. Diciamo che hanno composto questo ciclo diciamo di webinar del Formez, ma qui andiamo a vedere che cosa fa l'amministrazione con questi strumenti, che in alcuni casi sono anche strumenti di intelligenza artificiale molto sofisticati. Allora, possiamo dire che, ecco, come vi dicevo prima, è una tendenza che comincia ad essere non unicamente residuale, cioè le amministrazioni
per esercitare le proprie funzioni pubbliche fanno uso di questi strumenti, big data, algoritmi di intelligenza artificiale e nell'esercizio delle proprie funzioni. E sono tantissimi oggi gli utilizzi. Penso agli algoritmi diciamo, della mobilità. Questo è un caso molto noto, ma ci soffermiamo tra poco su questo tema. Nella mobilità, appunto, da parte del Ministero dell'Istruzione, ma penso anche, per esempio, all'utilizzo che ne fanno alcune autorità indipendenti, la Banca d'Italia, ma anche l'Agenzia delle Entrate. Allora, il problema che si è posto, diciamo, nell'utilizzo di questi strumenti è se fossero, come dire, legittimi, cioè se l'amministrazione potesse usarli. Qui, diciamo, non c'è il tempo per soffermarsi su tutta la giurisprudenza che ha avuto modo di affrontare questa tematica molto complessa, però possiamo richiamare quello che è l'ultimo approdo, diciamo, che risale al dicembre del 2019 del Consiglio di Stato. Quindi il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di questi strumenti, anzi ha riconosciuto che in qualche misura potessero comportare, diciamo, la previsione di nuove tutele, di nuove garanzie rispetto a quelle tradizionali, penso all'accesso, penso alla trasparenza, alla partecipazione, alla motivazione, da parte, diciamo, a tutela, possiamo dire, dei privati. Quindi, ha stabilito che l'amministrazione algoritmica, questa amministrazione che fa uso, diciamo, degli algoritmi, dovesse essere, come dire, informata ad alcuni principi. Un principio di trasparenza rafforzata, quindi qualcosa che fosse al di là dell'accesso, della trasparenza generalizzata, insomma, dell'accesso civico, e civico generalizzato, diciamo, ma una trasparenza composta di conoscibilità e spiegabilità. Conoscibilità, io devo sapere che l'amministrazione usa l'algoritmo e devo sapere che algoritmo è. Spiegabilità, io devo capire come funziona quell'algoritmo. Ovviamente in un linguaggio intellegibile, in un linguaggio comprensibile a chi non abbia le competenze tecniche, a chi non sia per esempio un programmatore informatico. Non esclusività della decisione algoritmica. Ecco, questo è un principio al pari del precedente che è ripreso espressamente dal regolamento sulla protezione dei dati personali, quindi il GDPR. Quindi, come qualcuno di voi saprà, il GDPR ha sancito una sorta di diritto all'intervento umano nei trattamenti automatizzati, quindi non è possibile procedere a un trattamento di dati personali esclusivamente automatizzato, ma deve essere sempre garantito come dire, un intervento del decisore umano, quindi pensiamo al funzionario persona fisica e non discriminazione. Qui il Consiglio di Stato cita un caso molto noto, il caso Compass negli Stati Uniti, in cui c'era un algoritmo che era stato utilizzato per calcolare il rischio di recidiva e che aveva dato luogo ad esiti discriminatori per l'imputato. Questo è il caso Loomis, diciamo, è un caso molto noto. A questo punto, però, questi principi elaborati dal giudice amministrativo per un caso che era quello dell'algoritmo del Ministero dell'Istruzione, qualcuno di voi ricorderà che era un algoritmo, in realtà non era di intelligenza artificiale, era un algoritmo molto semplice che avrebbe avuto il compito nell'attuare questa procedura di mobilità, ecco, ai sensi della legge sulla buona scuola, di assegnare il relativo docente, il docente, diciamo, in graduatoria alla relativa sede di lavoro. In questo caso, però, l'algoritmo non ha funzionato bene, quindi ci sono state assegnazioni completamente sproporzionate, discriminatorie, e questo ha comportato poi un ricorso al giudice amministrativo, prima sotto forma di ricorso per, diciamo, di rito per l'accesso, e poi è stata poi impugnata la determinazione, diciamo, del ministero relativamente alla procedura di mobilità, diciamo. Tutti questi principi che abbiamo visto, bisogna chiedersi come si applicano ai controlli pubblici sulle imprese. A questo punto, perché ci chiediamo perché questi principi si debbano applicare e perché, insomma, sia necessario prevedere questi principi? Perché indubbiamente
Gli algoritmi in questi controlli, nei controlli pubblici sulle imprese, portano a dei vantaggi che sono evidenti. Innanzitutto un controllo più mirato, perché? E pensiamo anche ai criteri della legge delega. Si valorizza tutto il patrimonio informativo, pensate anche a tutti gli esiti precedenti, grazie a un algoritmo, non so, di machine learning, che diciamo, elabora un profilo di rischio e quindi permette all'amministrazione di fa avere all'amministrazione una risultanza che poi l'amministrazione potrà decidere di seguire o meno, ma comunque offre un dato, supporta l'amministrazione nella propria attività di controllo, permette di razionalizzarli. Ecco, in questo caso il controllo viene razionalizzato proprio perché, diciamo, questa elaborazione di dati e l'utilizzo di questi algoritmi permette di evitare duplicazioni, quindi si sa già dove andare a controllare. Un risparmio di spesa, pensiamo a tutte diciamo, quelle forze fisiche che vengono impiegate spesso a volte inutilmente proprio per programmare i controlli. E diciamo un ultimo punto, anche se poi questo non è del tutto, diciamo, vero, chiaramente l'algoritmo è più imparziale, perché l'algoritmo, diciamo, non dovrebbe, anche se poi sappiamo che non è vero, non dovrebbe avere gli stessi pregiudizi, bias o appunto le distorsioni cognitive proprie degli esseri umani. Quindi questo comporta anche una riduzione della corruzione, ma sappiamo che questo non è vero, perché comunque gli algoritmi vengono programmati dagli esseri umani, quindi in qualche modo possono recepirne le medesime distorsioni e i medesimi pregiudizi. A questo punto, quali sono i principi e qual è la normativa oggi applicabile? Noi non abbiamo una normativa statale ad oggi che vada a disciplinare i controlli pubblici sulle imprese algoritmici, ecco, però abbiamo tutta una serie di normative che si possono menzionare. Una l'abbiamo già vista, il regolamento sulla protezione dei dati personali. Quindi il GDPR del 2016, a cui il giudice amministrativo, nel caso del MIUR che vi menzionavo, va proprio a richiamare espressamente i principi che vedete, che abbiamo visto, trasparenza rafforzata, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione, sono principi del regolamento sulla protezione dei dati personali, sono delle norme già presenti in questa normativa, in questo regolamento europeo. Abbiamo poi, questo è stato, diciamo, qualche giorno fa, diciamo, insomma, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione, ma ovviamente non è ancora stata approvata, la proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che va a regolare gli utilizzi dell'intelligenza artificiale da parte non solo dei soggetti privati, ma anche dei soggetti pubblici. Appunto dell'intelligenza artificiale, secondo un criterio, e questo è abbastanza interessante, di analisi del rischio, cioè non viene vietata o permessa l'intelligenza artificiale tout court, viene classificato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in base a dei rischi, inaccettabile, per cui c'è un divieto, e un caso è per esempio quello dei sistemi di intelligenza artificiale che creino dei sistemi di credito sociale dei cittadini che poi portino a discriminazioni, quindi pensiamo, ecco, a questa tipologia di intelligenza artificiale, a rischio elevato, quindi di questo fanno parte per esempio tutti quegli utilizzi dell'intelligenza artificiale, per esempio al fine di garantire, di erogare benefici economici, sanitari e quant'altro, oppure anche di decidere, sulle politiche, sul reclutamento anche, quindi tutta la parte del recruitment, e poi degli utilizzi, possiamo dire, a rischio basso o minimo, per cui non è previsto, diciamo, non è prevista. Non sono previsti particolari requisiti, ma è unicamente previsto un requisito di trasparenza. Per quanto riguarda quindi, diciamo, volendo riassumere, i sistemi considerati a rischio inaccettabile sono vietati, quelli a rischio basso minimo, come
come dire, permessi con il solo requisito della trasparenza, quelli a rischio elevato sono ammessi, ma il fornitore, il provider, deve predisporre tutta una serie di garanzie, gestione dei rischi, gestione e governance dei dati, requisiti di robustezza, sicurezza del sistema, intervento umano, affinché possa utilizzarli e poi, insomma, immetterli nel mercato e utilizzarli. Quindi c'è questa, diciamo, differenza di regimi giuridici. Abbiamo poi delle normative che ovviamente non sono normative statali, che però per la prima volta hanno, come dire, hanno disciplinato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, comunque degli algoritmi da parte delle amministrazioni. Il regolamento della Banca d'Italia sulla gestione degli esposti, noi non ci occupiamo della Banca d'Italia, della funzione di vigilanza sui mercati bancari e finanziari, ma è molto utile perché appunto è stato il primo e offre degli spunti, perché è vero che è molto legato al regolamento sulla protezione dei dati personali, si fa riferimento a molte delle tutele previste da questo regolamento, ma per quanto riguarda invece alcune previsioni, ecco, già guarda alla proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Penso ad alcuni obblighi di trasparenza particolari, penso ad alcune previsioni in materia di sorveglianza umana, quindi diciamo ha fatto un passo avanti rispetto alla base giuridica che poi è il regolamento sulla protezione dei dati personali. E poi il cosiddetto DM del MEF sull'algoritmo antievasione. Forse anche di questo avrete sentito parlare. La stampa lo ha ribattezzato, credo, evasometro anonimizzato, comunque ha avuto molti nomi. Questo è, diciamo, un algoritmo con cui l'Agenzia delle Entrate, diciamo, va a elaborare le informazioni, anche in base al rischio, contenute nelle sue, ovviamente, numerose banche dati. E quali sono allora, diciamo, i controlli, le garanzie previste per questi controlli? Perché ovviamente questi algoritmi hanno alcune problematicità. Pensiamo all'oscurità che possono avere questi algoritmi, il fatto che tutta la decisione venga demandata alla macchina e non supportata anche dal funzionario, la discriminazione. Ecco. Quindi tutta una serie di problematiche che il legislatore europeo, almeno in questa proposta, ma anche diciamo il legislatore nazionale, ma faccio riferimento ovviamente a questi decreti che stiamo analizzando, hanno cercato di affrontare. Sicuramente come si evita, per esempio, la non discriminazione? Come, diciamo, si limita la non discriminazione? Con l'esattezza dei dati elaborati dall'algoritmo. Questo è un principio che, per esempio, troviamo previsto in modo espresso dal DM dell'algoritmo antievasione, dal DM del MEF all'articolo 5. I dati che alimentano poi il sistema sono dati che devono essere esatti. E nella proposta, diciamo, di regolamento europeo, almeno nella versione ultima di compromesso, si legge per quanto possibile. Quindi, diciamo, l'esattezza, ma per quanto possibile, e la tutela dei dati personali. Come dicevo prima, la base giuridica di questo, la base giuridica di tutte queste normative, in assenza della proposta, in assenza appunto, diciamo, di una normativa sull'intelligenza artificiale, perché quella di cui parlavamo al momento è solo una proposta, chiaramente la base giuridica più prossima è rappresentata dal regolamento sulla protezione dei dati personali. Quindi sicuramente la tutela dei dati personali, ok? Con tutte le garanzie del caso. L'intervento umano, quindi l'intervento umano deve essere sempre garantito, ma sotto questo profilo il DM del MEF, ma anche un po' il regolamento di Banca d'Italia sono un po' carenti perché fanno riferimento a un intervento umano, addirittura la Banca d'Italia parla di una cooperazione tra i data scientist che, diciamo, progettano il sistema informatico e gli uffici di vigilanza, però poi non specifica. Requisiti di trasparenza, quindi l'algoritmo deve essere noto, deve essere reso noto, quindi conoscibile alle parti, e sicurezza dei sistemi. Questo, diciamo, è un altro capitolo, il fatto che questi sistemi debbano essere in qualche modo sicuri. Questo non solo si riconnette alla tutela dei dati personali, ma
a lievitare che dati, magari che hanno una rilevanza non indifferente, possano finire nelle mani sbagliate. Quindi queste sono un po' oggi, le garanzie dell'amministrazione algoritmica che svolge i controlli, ecco, con i loro limiti, con tutta una serie di problematicità, che vedremo se poi il legislatore affronterà in futuro. E detto questo, diciamo, io ho terminato la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione, quindi, diciamo, sono pronta a rispondere alle vostre domande. Sì, grazie, dottoressa Armiento. Qui tra le domande leggiamo, per quanto riguarda la programmazione dei controlli, la stessa deve essere comunicata e condivisa, decisa con gli altri enti che potrebbero eseguire controlli anche in materie diverse, ad esempio salute, ambiente, sicurezza, eccetera. Sullo stesso soggetto? Chiede Stefano Locco. Beh, sì, chiaramente è una. L'idea è che la programmazione dei controlli condivisa debba avvenire anche con, diciamo, altre amministrazioni. Io penso anche, per esempio, alle interconnessioni che ci sono tra salute, ambiente, settore agricolo, quindi non solo nello stesso settore, ma se ho capito correttamente la domanda, diciamo, se ho capito correttamente la domanda, anche con le altre amministrazioni che, diciamo, si occupano di controlli affini. Questo forse è, diciamo, è il punto di maggiore interesse. Sì, ancora Emanuela Fiucci chiede, dottoressa, come ci si regola con i controlli con le società estere, intra ed extra UE? Con le società all'estero? Sì, società estere. Ma in realtà poi la normativa, diciamo, è concepita in un'ottica nazionale e sotto questo profilo, diciamo, si farà riferimento a quelle che sono, almeno per l'Europa, penso al regolamento del 2017 sulla sicurezza alimentare, anzi sugli alimenti, diciamo, più che sulla sicurezza alimentare, si farà riferimento appunto a quelle che sono le regole del regolamento europeo. Tra l'altro, per esempio, penso alla produzione biologica, sono previste tutta una serie di normative relativamente all'esportazione, proprio perché il rischio è che ci siano dei prodotti certificati come biologici che però in realtà non lo siano, quindi in quel caso bisognerà fare riferimento alle normative di settore, diciamo. Sì, chi specifica un chat come può leggere, spesso si rileva la difficoltà di rendere esecutive le sanzioni pecuniarie o comunque erogate a società estere. Questa è una bella domanda. Diciamo che quello è un discorso che ha a che fare proprio con l'esecuzione della sanzione amministrativa. Quindi questa è una domanda molto interessante, diciamo. Però, diciamo, sconta un problema che è più generico e che riguarda il fatto, per esempio, anche dell'impossibilità di eseguire la sanzione. Quindi bisognerà poi prevedere, forse anche nel decreto legislativo, degli opportuni accorgimenti per questo, perché in effetti la delega non lo prevede. Perfetto. Allora, ok, eccoci qui. Bene, dottoressa, se lei ha terminato la presentazione, a questo punto possiamo salutare tutti i partecipanti. La ringraziamo per la sua, insomma, chiarezza espositiva. E, Grazie a voi. ricordo che verrà pubblicata la registrazione dell'evento e i materiali. Così come verranno, insomma, avrete modo di scaricare le attestazioni delle vostre presenze. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, ringrazio il dottor Sarmiento e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a Buona voi. giornata.